Stamattina abbiamo presentato un progetto molto importante che è il riconoscimento dell'UNESCO di tutte le aree interne delle Marche, un grande segnale di attenzione per un territorio fortemente in difficoltà che vogliamo rilanciare anche attraverso questo riconoscimento. Oggi inizia un percorso, per la verità, che deve portarci entro i prossimi anni ad avere il riconoscimento ufficiale e a dare quella giusta qualifica e quel giusto riconoscimento a un territorio bellissimo che tutto il mondo ci invidia e che giustamente deve essere valorizzato. Noi riteniamo, la Regione ci crede, riteniamo che questo sia uno degli strumenti più importanti per riconoscere, per ottenere quel riconoscimento che sia le amministrazioni comunali, che gli operatori economici e sociali in questi anni ci hanno chiesto, e quindi siamo finalmente arrivati a un punto di partenza importante, concreto, che ci permetterà di raggiungere l'obiettivo. È ovvio che quando parliamo di aree interne parliamo di tutto il perimetro e tutto il territorio racchiuso all'interno delle Unioni Montane Marchigiane, quindi non c'è solo una piccola parte di territorio, tutto il territorio marchigiano che da Urbino ad Ascoli è ricompreso all'interno delle aree interne, all'interno delle aree delle Unioni Montane, farà parte del progetto, quindi un vastissimo territorio nel quale appunto ci sono parchi nazionali, parchi regionali, parchi interregionali, riserve naturali, e c'è anche una produzione gastronomica e prodotti d'eccellenza di altissimo spessore e di altissima qualità. Quindi riteniamo che questo territorio possa avere le carte in regola per ottenere questo ambizioso traguardo del riconoscimento.